Eccoci di nuovo ragazzi, così non vi annoiamo con troppi minuti di conversazione. Stavamo parlando appunto di valori, caro Valentino. Siamo qui, ripetiamo, a Brivio, in provincia di Lecco. Stavamo parlando appunto di valori, ok? E tu oggi cosa pensi sia importante trasmettere, ripeto, ai giovani come valore essenziale? Ai giovani, soprattutto, io ho sempre parlato di valorizzare se stessi e di non sopravvalutare tutto quello che è la vita esterna, ma di valutare se stessi, che è la cosa più importante, anche con tutti i nostri difetti, con tutte le nostre difficoltà, le nostre paure, le nostre ansie, le nostre incapacità, ma non dare attenzione solo a questi problemi che comunque esistono, ma affrontati e poter fare qualcosa per valorizzare se stessi. Ti faccio un'altra domanda. Quanto oggi si parla di valori? Quanto ha oggi valore il tempo? Il tempo, il mio maestro dice che il tempo è Dio, e il tempo Addirittura, sì, è Dio e non va sprecato. E il mio meraviglia. maestro dice che le lancette dell'orologio scandiscono la caducità della vita, per cui Mamma non mia. sprecate tempo perché il tempo è prezioso più di qualsiasi altro tesoro. Guarda, oggi parlavo a proposito con un mio coetaneo, io ho 35, quasi 36 anni, anche per me il tempo passa, Sì. e mi parlava appunto del suo stato, della sua situazione lavorativa, che da un punto di vista economico è molto buona, ma da un punto di vista personale veramente fa addirittura fatica a conciliare con le proprie cose, con le sue cose, quindi c'è questa molte volte illusione che il denaro ti dia poi l'opportunità di esprimerti, mentre invece probabilmente è proprio il tempo che ti dà l'opportunità di esprimere, giusto? Certo, poi il denaro ha la sua importanza purtroppo perché è necessario Giusto. perché per vivere non si può farne a meno, anche se io sono convinto che poi si può programmare anche la vita con meno impegni. Ecco, una mia maestra di cui non faccio il nome dice che il denaro è una buona amministrazione. Quindi il Certo. denaro serve per amministrare bene la nostra vita e molte volte è difficile da accettare questa cosa, me ne rendo conto, però è questo, è tutto. Il denaro serve per essere scambiato, giusto Sì, Valentino? allora il mio maestro dice, mi ha insegnato Sì. che anche il denaro è Dio, che è energia e il denaro è come il sangue e deve circolare, Circolare. però in modo giusto e indirizzato in ogni organo del nostro corpo o comunque in ogni organo della società. Meraviglia, meraviglia veramente, ci vuole poco per essere felici.